Questa mattina siamo qui nella piana di Campaldino. L'11 giugno di 726 anni fa fu combattuta la battaglia fra l'esercito fiorentino e quello aretino. Ricorderemo appunto i caduti di questa battaglia, ricorderemo questi avvenimenti che sono stati, direi, quasi fondamentali per la storia delle nostre città e chiaramente soprattutto per la Toscana. Ringrazio ed è un onore avere qui i rappresentanti della città di Firenze. Il consigliere Fabrizio Ricci e soprattutto la famiglia del Gonfalone di Firenze che dà veramente un tocco di ufficialità a questa cerimonia. Nella pianura di Campaldino, tra i castelli casentinesi di Puppio e di Romena, nelle vicinanze della chiesetta di Certomondo, l'armata fiorentina, guelfa, combatté e vinse il giorno di San Barnaba, l'11 giugno 1289, contro l'armata aretina, ghibellina, guidata dal vescovo Guglielmo di Ubertini. Quella battaglia che rappresentò non solo il momento più importante di un lungo contrasto, ma anche una tappa fondamentale per la conquista del predominio in Toscana di Firenze e dei Guelfi. La battaglia di Campaldino non è solo un fatto storico, ma è divenuto anche un fatto letterario. Un giovane cavaliere, Dante Alighieri, che partecipò alla battaglia tra i Guelfi Bianchi, dette il suo contributo riportando parte della sua esperienza proprio nella Divina Commedia. Che bello ritrovarci qui in questo luogo, in questa bellissima giornata di sole e con la rappresentanza di Firenze e di Arezzo a testimoniare i tempi belli che stiamo vivendo, i tempi di pace che Dio ci concede, nel ricordo anche del sacrificio, della sofferenza di quelli che ci hanno preceduto, perché tutto quello di cui noi, oggi noi usufruiamo è anche frutto della sofferenza di quelli che ci hanno preceduto. È bene essere memori e grati e ricordare, non certo per rivendicare chissà che cosa, ma proprio per ringraziare Dio del cammino della pace che stiamo percorrendo e che questo cammino arrivi a tutti i popoli, in un momento in cui invece si parla troppo di guerra e le nubi oscure dell'odio stanno coinvolgendo il mondo e speriamo che non arrivino anche da noi. Un giorno bello di sole, risplendeva il sole su quei campi. Quel giorno, poi venne il dolore, venne la morte, poi venne una tempesta che lavò tutto. Ecco che davvero anche i momenti difficili vengano lavati, purificati, per costruire cose belle, nella luce del sole, nella luce di Dio. Grazie della presenza degli amici di tutti di Firenze e di Arezzo. Questa mattina, dopo la cerimonia della deposizione delle corone d'alloro, visiteremo la chiesa di Certomondo e il castello di Poppi, due situazioni che caratterizzano questa battaglia e che chiuderanno la mattinata delle celebrazioni. Buongiorno, benvenuti. Siamo qui riuniti per questa celebrazione nell'anniversario della battaglia di Campaldino, che vide qui scontrarsi i fiorentini con gli aretini. Poppi era presente, Dante stesso, questa è la stele che ricorda Dante, anche Dante ha combattuto in questa battaglia. Ricordo i passi della Divina Commedia che ci dicono del buon conte da Montefeltro che dopo la battaglia se ne andò a morire sull'Archiano, ai piedi del Casentino, come dice Dante. Quindi oggi noi siamo qui per ricordare quell'evento, ovviamente non perché siamo qui che vogliamo inneggiare in una battaglia, ma semplicemente per dire che questa battaglia c'è stata in questo luogo, in questi campi, e quindi siamo qui se non altro ad onorare quelle persone che sono morte, sperando che poi le battaglie sia l'ultima, ma così nella storia non è stato.
Ci sono giorni nella storia che riecheggiano nel tempo, quindi le battaglie del Medioevo che hanno trascinato fino ai giorni nostri le loro conseguenze. Oggi noi ricordiamo quello scontro, ricordiamo quegli scontri che hanno cambiato le sorti del mondo e soprattutto ricordiamo la potenza della politica che può evitare le guerre. E oggi qui la presenza dei comuni che hanno partecipato alla battaglia, soprattutto che ricordano le vittime della battaglia stessa, siamo ad onorare un giorno che ha fatto grande la storia d'Italia. Poi Arezzo ne è uscito sconfitto, ma purtroppo alle volte si vince, alle volte si perde. Appunto, qui siamo a onorare, diciamo, il 726 anniversario della battaglia di Campaldino, dove ha visto di fronte sia i Guelfi provenienti da Firenze che i Ghibellini provenienti da Arezzo, ma quello che salta più agli occhi di tutti oggi è che qualunque sia la provenienza o l'idea politica del tempo, siamo a commemorare le vittime e nella speranza che appunto la storia non si ripeta, come ha detto il mio predecessore nel parlare, mi auguro che la politica sia fautrice di questo e rimetta appunto a posto tutte le cose affinché le battaglie come questa di Campaldino, anche se al mondo di oggi sarebbe una cosa imprevedibile, perché con i mezzi attuali penso sarebbe un suicidio, una cosa veramente abnorme. Quindi ci si augura tutti che nel mondo venga instaurata la pace. Quindi siamo qui appunto a commemorare questo giorno, l'11 giugno, perché in ricordo delle vittime e nella speranza che questo non risucceda più. Sì, come presidente dell'associazione Signa Arezzi io sono onorato di avere qui questa mattina le delegazioni del comune di Poppi con il sindaco, la delegazione di Arezzo con l'assessore Fulini, e è un onore, ripeto, avere con noi la delegazione ufficiale del Comune di Firenze. La nostra associazione ricorda in questo giorno i caduti di questa battaglia. Vorremmo appunto porre l'accento, come poi è stato precedentemente detto, soprattutto sul fatto che questi avvenimenti hanno determinato la storia della Toscana e anche più in grande dell'Italia. Noi comunque questa mattina ricordiamo tutti quei caduti, come dire, che non hanno nome. La storia e lo stesso Dante ci ha tramandato i nomi e anche i fatti che hanno caratterizzato questa battaglia. I più di 1700 morti aretini e i 300 fiorentini che non hanno nome per noi hanno la stessa e forse anzi sono più importanti dei grandi nomi che comunque la storia ci ha tramandato. Vorrei sottolineare un aspetto di questa battaglia. Coinvolse tutto il mondo di allora nei vari aspetti, le grandi famiglie ghibelline d'Italia, della Toscana, con Firenze c'erano tante città, c'era Pistoia, c'era e anche ugualmente con Arezzo, ma coinvolse poeti, pensate Dante Alighieri, che si dice che nell'occasione conobbe Cecco Angiolieri, che combattevano, ma non stavano a fare le poesie, combattevano. Da parte di Arezzo, sapete, c'era il vescovo che comandava l'esercito. Da parte fiorentina c'erano diversi frati dei servi di Maria che combattevano, ma non per scherzo, proprio non è che davano benedizioni, proprio combattevano. C'è un mondo coinvolto in questa particolare battaglia. E noi siamo qui a ricordare le vittime, le loro e tutte le guerre. E, con un pizzico di civetteria e di orgoglio personale vorrei ricordare, io ho scritto un inno su Campaldino che è stato musicato per orchestra, è una cosa molto molto bella, la musica, le parole un po' meno. E spero però ho trovato anche chi me la possa musicare per le chiarine, così. E se me la ricordo vorrei dirvela, perché è lo spirito di questo momento.
È ambientata dopo la battaglia. Sapete che dopo la battaglia venne una grande tempesta, dal Prato Magno venne giù un diluvio di acqua che portò i corpi nell'Archiano e nell'Arno, e Dante immagina che addirittura il corpo di Bonconte sia stato disperso nell'Arno. E fa un po' riferimento alla parola campo, campo aldino, e immagina i morti, fiorentini e aretini, che si avviano verso i campi del cielo, doloranti vanno verso il Signore. Non la ricordo bene, comunque provo a dirle, dice: sui campi del cielo, campaldino, e sui campi del cielo avanza gli eroi, Guglielmo li guida con passo dolente, sapete, era zoppo. O cieli piangete, o nubi lavate, il sangue fraterno, le membra straziate. O terra adorata di spighe e di sole, c'era il sole e il grano, vedete, o terra adorata di spighe e di sole, ferita, vermiglia, rossa, gemente dolore. Lontano le torri, le case, le spose, i figli, le madri, velati di morte, la città di Arezzo velata di morte. Cadute le spade, deposto il rancore, dai campi dell'odio alzate lo sguardo. Uniti per mano, di nuovo fratelli, salite, salite, v'attende l'Eterno, il Signore. E la preghiera alla Madonna, o Madre pietosa, rifugio dei mesti, nell'ora solenne accogli e consola. Ecco, questo di nuovo fratelli, queste anime che salgono su nell'abbraccio di Maria Santissima, alla quale affidiamo i nostri cari morti di allora e di sempre. Volevo aggiungere due parole. Io ho l'impegno del sindaco Nardella a settembre di insegno proprio di questo messaggio di pace che viene da tutti noi, di riconciliazione, di riunire le giunte del Comune di Firenze, del Comune di Arezzo, presso il Castello di Poppi, e quindi fare questo incontro, diciamo, di riappacificazione, e quindi è in programma per settembre, così mi ha detto il sindaco di Firenze, ovviamente insieme al sindaco di Arezzo e al sindaco di Poppi.